Io in realtà sto cercando la Sala del Trono, ma sto facendo, vabbè, tutt'altro, ma vabbè, comunque neutralizziamo così anche le guardie, dai. Boh, non so, di qua forse. Non inizio missione, cosa? Qualcuno ha detto che avrebbero consegnato del cibo nelle stanze del duca stasera. Sì, Sotto il ah, nostro ok, naso. va bene. Proviamo di qua. Allora, qua ci sarà gente a non finire, immagino, qua sotto. Ah, questo qua sarà da pranzo. Ma sono tutti morti? Boh, vabbè. Comunque no, non vado lì. Devo andare di qua. Ah no, qua si esce. Qua si esce, credo. Non lo so. Ah no? Eccola. Sala del Trono. Sì, no, lui è il sosia. Dovrebbe essere il so. Aspetta, chi aiuto? Ah, fermato appena il tempo. Madonna. Va niente, lo mettiamo dentro. Qualcuno lo faccia notare. Ok. Madonna, adesso devo. Vabbè, no, ricarichiamo ugualmente. No, perché ne ho Ormai è troppo poco. presto. Sfortunatamente siamo ancora in servizio. Se ci sono novità, ti Allora, lui aggiungo. non è il duca. Almeno. Almeno. A meno che ogni partita non è diverso, ma. Se fuma è il sosia. Sento anche. Ah, c'è una moneta d'osso più lì. Sono le guardie. Ho chiuso l'armadietto prima di uscire. L'ultima volta che l'ho lasciato aperto mi hanno messo uno scorfano nella tasca della giacca. Questa camicia puzza. Mi serve un Osserviamolo un uniforme di attimo. ricambio. Lasciatemi, voglio restare solo con i miei pensieri. Oh, li ha mandati via. Tenente? Tenente. Fuma, sta Devo fumando? tornare ad Sì, Amon. è il sosia. Sono Allora non due è anni che cambiato non vedo i niente. ragazzi. Come mi mancano. Va bene, allora proviamo a parlargli. Tutte le settimane sulla bilancia come un toro da concorso. Ma nessun inchino o baciamano? Non sono quel tipo di ospite. Ma che cavolo è successo? Ah, c'era però. Mica me ne sono accorto. Cioè, c'era un. Come cavolo si chiama? Non mi viene in mente il nome in questo momento. Ma dov'è? Proiettore ad arco, ecco. E dov'è, Non era affatto scusate? uno scorpano Sì, senza una gamba. lì c'è un Forse alimentatore, muore ma per non colpa sua. vedo. Ah, no, Anzi, questa eccolo. camicia puzza. Mica l'avevo Serve un visto. uniforme di ricambio. Allora devo togliere l'energia. Allora, facciamo così. Aspettiamo che lui Di sicuro non è niente. si Qualcuno avrà alzi. sentito un cane abbaiare o qualcosa del genere. Siamo tutti nervosi. E manda via tutti. Poi blocco il tempo. Signore, A volte un uomo deve restare solo. Sento il peso tieni. delle mie responsabilità. Ok. Va via tutti, perfetto. Allora, no. Cavolo, ho sbagliato tasto. No, ne prendiamo due perché a sto punto blocchiamo il tempo. Andiamo là. Disattiviamo l'alimentatore e torno qua. Ok. Ok. Perfetto. Eccomi qua. Basta. Un momento. Tutte le settimane sulla bilancia come un toro da concorso. Nessun inchino o baciamano? Non sono quel tipo di Un ospite. mistero. Sentiamo dunque, chi sei e cosa vuoi? È
Esatto, credo tu sia il sosia del duca. Sì, in effetti non è proprio uguale, eh? Cioè è molto simile, ma non è uguale. Sei il sosia del duca, vero? Sono qui per fermarlo, ma potrebbe servirmi il tuo aiuto. Vuoi ascoltare ciò che ho da dire? D'accordo, hai scoperto tutto, ma se non sei qui per assassinare il duca, che cosa vuoi? Saresti senza dubbio un duca più compiacente di Luca Abele. Se volessi deporlo senza dovergli strappare il cuore, riusciresti a spacciarti per lui davanti al popolo? Un piano audace. Ammetto di averci pensato. Se la gente credesse che sono il vero Duca Abele e che lui è solo un esca, potremmo farlo rinchiudere da qualche parte, convincere tutti che il sosia abbia perso la ragione e che crede di essere il Duca. Sono anni che perfeziono la mia imitazione, ma c'è un problema. Mi serve il suo medaglione. Anche se sembrassi convincente, ed è la parte facile, gli ufficiali della Gran Guardia vorranno il medaglione come prova. Luca non lo toglie mai. D'accordo. Non dovrei metterci molto. Una volta fatto, lascerò la città. Presto ti invierò istruzioni da Dunwall e mi aspetto grande collaborazione da parte tua. Siamo ancora in tempo per impedire a Ser Konos di finire nel baratro. Possiamo riparare ai danni inflitti dal duca Abele. Mi piacerebbe, ma guiderò Ser Konos come ritengo opportuno, per il popolo, non come marionetta scelta del tuo impero. Se la cosa ti sta bene, limitati a stordire il duca e portalo nelle sue stanze. Io penserò al resto. Ok, è già nelle sue stanze. Quindi, raccogliamo qua, c'era anche un amuleto qui, eccolo qua. Produzione... Madonna, che succede? Ah, vuole sedersi, scusa. Produzione fallata. Sarebbe... Eccolo. Occasionalmente le granate nemiche si inceppano, ma tutti più o meno simili, alcuni amuleti, boh. Vabbè, c'è altro qui che magari devo prendere. Boh. Vabbè, comunque le stanze del duca sono in alto. Ok, allora andiamo, torniamo su un attimo. Ok. Quanto sono? Due amuleti e due rune, va bene. Sì, poi vedremo. Allora, ci arrivo? No, non ci arrivo. Vabbè, andiamo di qua. Ok. Potrebbe essere di tutto. Meglio Ci sono guardarsi due le spalle. servitori. Cosa? No, non ci arrivo. Vabbè, niente. So che non volevo farmi vedere dai civili. No, non ci Ho appena finito il arrivo. mio turno. Allora posso andare a Arrivo casa fino lì. Aspetta, a riposare. qua forse... Ecco, sì, c'era, me lo ricordo. Non essere. Un passaggio, va bene. No, mi stanno guardando. Mi stanno guardando. Niente, devo per forza usare tanka di prima. Stanno consumando rapidamente, devo dire. No, cioè, ho fatto in tempo a dire aiuto e poi ho bloccato il tempo, quindi... niente. Spostiamo più in qua. No, non c'è nessun altro accesso, no? No. Solo da lì, ma spero non arrivi nessuno. Cuore batte forte, ho capito. No, non ci arrivo, devo andare un attimo più in qua. Bene. Però non vorrei che ci fosse un attimo, sembravano mosche del sangue. Qualcuno. Aspetta. Ora.
Perfetto. Ok. E qua siamo nelle stanze, vicino alle stanze del duca, ma c'è un altro accesso oltre alla porta principale. Ed è più sul tetto, di dove esce il fumo, se non sbaglio. Adesso vediamo, aspetta. Ecco, di qua. Ok, vediamo, dal camino. No, da qua, ecco, era qua, da qua. Ok. Bel volo. Ok, sono entrato, sono dentro. Perfetto. Il duca è lì, non voglio che mi veda. C'è nessuno. Fatti vedere. Merda, sono caduto. Ah, quindi c'era una guardia anche davanti. Questo non me lo ricordavo. Documenti, sempre documenti. Che senso ha essere il figlio di mio padre se devo sgobbare così? Va. Metti idea, torna su. Torna su. Torna su. Si rimette al suo posto. Allora io, per sicurezza, renderizzerei, ecco, l'allarme. Vorrei essere nessun altro. Ok. Si è rimesso al suo posto. Lasciatemi, voglio restare solo con i miei pensieri. Ah, bene, grazie. Mi hai dato un gran vantaggio senza neanche saperlo, guarda. Quindi adesso lei, la guardia, se ne va. Allora, vediamo. Perfetto. Però te non ti lascio andare in giro. Ok. Ok, ti metto qua sotto. Poi guardiamo bene le stanze. Ecco, ti lascio qua. Perfetto. Scatola di sviluppo. Ah, ma non c'è niente. Ok, occupiamoci del duca. Stordiamolo. Vediamo, Sì. Ok. Ok. Perfetto. Porta il duca. È già nelle sue stanze. Fai perdere i sensi, ok. Deve essere la chiave del cavo del duca. Ok. Sì, adesso possiamo entrare dal passaggio segreto o dal cavo, allora, va bene. Passaggio segreto. Oh, quindi adesso devo... Ah, letto, dobbiamo metterlo a letto? Va bene. Allora. Qua, va bene. Siamo dunque. Ora tocca a me. Prenderò il medaglione e li chiamerò. Resterò a guardare. Buona fortuna. Non preoccuparti. Ho trascorso anni a imitare questo stronzo. Anche vestito uguale. Capitano Almeida, vieni subito nelle mie stanze. C'è un problema. Presto, nasconditi lassù. Va bene. Sul lampadario. Ah no, fa lui. Ok. Vostra Eminenza, state bene? Sì, sì, capitano. Arrestate questo giullare. Pare che abbia preso il suo ruolo troppo sul serio. Giù le mani! Poveraccio. Mi ha servito bene per anni. Non troveremo mai più un altro con una tale somiglianza. Portatelo via, capitano. Ma siate credo gentili. Di capire, Vostra Eminenza. Lo faremo. Cosa? Questo è un oltraggio!
Vi farò scorticare vivi e calare in un bagno di sale. Se solo potessimo fare qualcosa per lui. Immagino che tutti questi anni facendo finta di essere me abbiano infine lasciato un segno. No, fermi! Sono il duca di Ser Konos! Non potete farlo! La dottoressa Ipezia di Aldermeyer saprà cosa fare del povero uomo. Che però alla fine basta solo un medaglione per sapere qual è il vero duca. Cioè, uno potrebbe averglielo preso, come è accaduto. Possibile che non gli sia venuto in mente. Boh. Gente intelligente, devo dire. Vabbè. A posto. Sto ancora cercando di realizzare tutto. È incredibile. Ah, ok, quindi siamo a posto così? Va bene, ora manca solo da prendere lo spirito di Deraia. Va bene, va bene. Allora, guardiamo bene in giro, visto che possiamo. Non sono dell'umore giusto. Okay, fatti che... vedere. Vabbè, però, dai. Fine, adesso entrano qua. Sono nella cacca. No, 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 no. Devo usare la tecnica di prima, mi sa. Elisir, niente. Chiuso la porta, attenzione. Attenzione. Ok. Via. Entrerà qualcun altro. L'ho immaginato. Però sicuro. Due, come faccio? Porca vacca. Niente. Si è rotto il separé un'altra volta. Ma dai. Sono così fragili? Mica sarà morto. Ma come senza vita? È andato a sbattere contro. Vabbè. Niente, non c'è niente da fare. È una maledizione sto gioco. Mi spiace. Ma no, comunque qua secondo me è esagerato. Cioè dai. Contro... aspetta, non ho visto tutto qua. Allora. A parte che pensavo che non si rompesse. Però... vabbè. Non è che ho fatto apposta. Scusate. Ma... allora, c'è altro qui. Che posso vedere. No. Monete. Bene, visir che ero pieno. Chiudiamo. Ok. Quindi adesso devo andare giù praticamente. Sì. Tutte le rune e gli amuleti, vabbè. Comunque uno non può neanche correre un attimo. Cioè subito lo identificano come nemico. Chi è lei per dire che non meritava una promozione? Non ne riconoscerebbe una neanche morta. Madonna. Forse è proprio quello ma, che muore. Come dorme, scusa. Aspetta, borseggiamo. Però io volevo vedere qua dentro. C'era qualcosa. Cioè, infatti c'è qualcosa. Ecco, facciamo così. Ok. Ok. Va bene. Qua. Progetto di petizione. Caro Armando, la tua idea sulla petizione mi è piaciuta, così l'ho scritta subito. Ovviamente la Gran Guardia non l'ha accettata, ma tu, in qualità di sosia del Duca, sei l'unico che potrebbe sottoporla alla sua attenzione. So di chiederti molto, ma se dovesse andare in porto, la petizione potrebbe cambiare le cose a Karnak. Ecco la lettera. Duca Luca Abele, come sapete la miniera d'argento sono quasi al collasso, con il risultato di un pericolo costante per i minatori di una grave contaminazione per il distretto circostante. Tuttavia esiste una soluzione che spero vogliate prendere in considerazione. Sto preparando una petizione in cui chiedo ai cittadini più abbienti che commerciano l'argento di accettare una tassa del 20% sulle vendite del minerale. Questi soldi verrebbero usati per sostenere i minatori e le loro famiglie. Inoltre, il maggiore prezzo dell'argento ne diminuirà la richiesta, riducendo la concentrazione delle polveri nel distretto Batista.
Vi sarei grata di essere il primo firmatario della mia imminente petizione. Confidando in un suo positivo riscontro, vi saluto cordialmente Lucia Pastor, comitato delle famiglie dei minatori del picco di Shinderei. Beh, adesso credo che si avvererà, no? Questo è ok, il duca vero, che si è messo a dormire in una maniera strana, va bene. Forziere, perché non si apre? Perché ci vuole la chiave, che non ho, e lui non ce l'ha, mi sa. E c'era dentro qualcosa? Ah, un lingotto, monete, ok. Va bene, va, usciamo pure da qui. E quindi... niente, scendiamo. Allora magari non con l'ascensore. Ah, questa porta era anche chiusa. Ah, pensa a te. Scendiamo da qua. Là c'è una guardia. Là dove c'è lo spirito di Delia. Va bene. Allora, torniamo giù di qua. Giù di qua. Ecco, qua c'era... una mule... no, c'era... dovrebbe esserci anche... ah, ma no, ma non sono... sono da un'altra parte. Merda, qui, ok. No, pensavo di essere... dove c'era la cassaforte, invece no. Ok, non mi hanno visto. Subito. Subito. Vattene via subito. Devi capire. Ti avevo avvertito. Se non te ne vai, chiamerò... ora chiederò aiuto. Oh, madonna, ancora, dai. E usiamo la solita tecnica. Uno. E due. Questi civili, io non so cosa ci fanno qua poi. A posto? Ok. Sto praticamente usando tutte le soluzioni di Alderaan. Se fossi la duchessa di Serconos o un'altra governatrice, la regina di Morley o l'imperatrice. Qua c'è un amuleto. Mi hai visto? No, anche questi mi hanno visto. No. Allora, scusate. Non posso fare niente per te. Ti conviene andare. Silenzio, grazie. No, stavolta no, Basta usare queste soluzioni di Adam, se no non vorrei. Allora, cibo. Ok. Ago fortunato. Sarebbe... eccolo qua. Piccola probabilità di recuperare i dardi narcotizzanti. Vabbè. Oh, non sarebbe male, però al posto di cosa? Tutto è... tutto mi è utile. No, vabbè, lasciamo perdere, dai. Fa niente. A posto. Allora, se qua la moneta d'osso l'ho preso. C'è un elisir. Non posso prendere. Ok, un dardo narcotizzante. Va bene. Ottimo, c'è altro. Un altro dardo narcotizzante. Bene, li ho recuperati. Ottimo. Corpo senza vita, non so perché. Vabbè. La runa è qua, c'è una runa, era nella cassaforte, mi ricordo. Qua c'è qualcuno. Ah, sono, ok, ho capito dove sono, dove ero prima. Oh, ah, sta dormendo. Cos'è stato? Che noia. Ma chi? Ma io me ne vado, aspetta. Qua sono a piano terra. Mi sa di sì. Rune di là. Solo qua ci sono le guardie. Sono sicuro. Ma là c'è uno che suona. Un altro che suona. Sono di là le rune, Statue dell'Aia, vabbè. L'ascensore. No, le guardie. Ah, ce n'è una lì imboscata. Vabbè, ma lasciamola lì. A una qua. Vabbè, ma io vado di là. Posso, tanto no. Ops. Ti porto via con me, Ti porto via con me. Spero non ci sia nessuno. Madonna, c'è qualcuno. E sono in un vicolo cieco.
edizione. No, facciamo così, guarda. Lei la lasciamo qua. Qua dietro non si vede, ok. E qui apriamo la porta. Dice una che dormiva, sì. Eccolo lì il tipo. Ah, sentivo un rumore di una cascata, perfetto. Ok. Attenzione, eccolo qua. La porta è rimasta aperta, però. Questo cosa fa? Un automa. Meccano soldato. Torna indietro, perfetto. Allora vediamo se, non so se riesco a prenderlo, però questo, è troppo vicino al muro. Se saltassi mi piomberei davanti, scommetto. Infatti. Allora vediamo. Mi piace. Cosa sta? Meglio controllare. Porca vacca, m'han visto. Via. Ok, m'han visto entrare qui. No, non corriamo. Ok. Ok. Quello continua a dormire. Vabbè. Chissà chi era. Vieni stasera. Ah, si è attivato improvvisamente. Come può averla fatta Franca? Allora, stavolta devo farlo. Così almeno tutti vi fate un bel pisolino. Ok. Qua c'è qualcuno. Sì, c'è lui. Stordiamo subito. Io non voglio morire. Ok. Perfetto, ma vista l'automa, il meccanosoldato. Profilo militare, ma ostile. Aspetta. La registrazione indica un uomo adulto. Questo parte se qualcuno elude la macchina. Mm-hmm. Dove sei? Ok. Aspetta che però ti disattivo, sennò fai del male a qualcuno. Ok. Mi ha visto qualcuno? Forse sì, no. No. Oh. Ah, una placca, vabbè, ok. Cosciente, perfetto. Oh, bene, bene. Siamo scampati, per così dire, al pericolo. Ottimo, continuerei la ricerca. Cosa? C'è qualcuno che sta male? Sì, non posso fare niente. Scusate. Ti conviene andare. Vado, vado. Madonna. Al pelo, Ok. C'è... Qui. Mi sa che ho combinato un po' di fracasso. Ma non importa. Non importa. Rinforzo di misure di sicurezza. Schierate altre guardie per le strade. Per le stanze. Sì, le stanze del duca. Dal momento che sua eminenza resterà lì per la serata. Sì, vabbè, ok. Oh, com'era la password qui? 417. Qua ci dovrebbe essere una runa. 4. Oh no, sono già sull'1. Aspetta, ecco, 1 e 7. Perfetto. Runa, ottimo. Un po' di lingotti, benissimo. Abbiamo 4 rune. Vediamo se posso. Posso. Ah, possessione cadaverica necessaria. Ok. Ok. Allora. Ma allora a sto punto le prendo tutte. A sto punto. Prendo anche catena di ospiti. Dai. Così a posto. Va bene. Cosa è successo qui? Vabbè, c'è un po' di allarmismo adesso, ma niente di serio. Prendo un po' di roba. Ok. Qua c'è un renderizzatore. Non ne ho. Posso trasportare altri. Un po' di roba.
Note per il capitano Sandoval. Capitano Sandoval, sono un ingegnere, signore, non un mago. Se le fondamenta del Gran Palazzo sono irregolari, come posso impedire gli allagamenti? Devo chiedere alla mia scuola di parlarne con l'oceano stesso? Il Duca Bele voleva un altro ingresso per il suo prezioso cavò, ma gli avevamo detto che era una pessima idea, considerati i problemi strutturali. Il problema, ribadisco, sono le fondamenta della casa del Duca, poco solide. Giulia Nomia, società ingegneria, bla bla bla. Ok, sì, è vero che dobbiamo prendere anche una runa, quella che manca. Quanti dardi. Una specie di... cos'è? Magazzino sommerso, credo. Comunque, beh, poi vedremo. Qua c'è... aspetta, gente che dorme. La sediamo subito. Ok, nient'altro. Ah, quanti elisir che ci sono qua? Questo? Vabbè, sediamo pure lui. Ok. Ok. Ma giocavano a carte. Ok, direi che ci siamo. Altre monete, perfetto. Ok, allora, cosa mi manca? La runa, quella che dicevo io prima, e un amuleto d'osso da prendere. Ok, allora direi di trovare questo magazzino sommerso.